Circolo Unione di Augusta, il salotto, l'auditorium, perché in questo Circolo Unione si svolgono incontri, conferenze, dibattiti, presentazioni di libri, concerti e anche recital, per dire in un certo modo, di attori, attrici, e quindi è diventato un centro di aggregazione e anche di promozione della cultura. Ne parliamo con la Presidente, la dottoressa Bruno, la quale ha anche qualche annuncio da fare riguardo alle prossime occasioni che il Circolo offrirà alle persone, giusto? Certo, grazie. E rivolgo un cordiale saluto agli ospiti innanzitutto e a tutti gli intervenuti, perché questa è sicuramente un'occasione piacevole e possiamo riscoprire il valore salottiero di questo circolo. Il circolo ha più di 100 anni di vita ed è nato, a differenza di molte altre associazioni, proprio come circolo di lettura, con finalità ricreative e non solo, anche ovviamente culturali. E a tale proposito è chiaro che noi da qualche anno a questa parte abbiamo aperto ai nostri cittadini, oltre che ai nostri soci, le numerose nostre attività. E a tale proposito mi piace anche ricordare che nel passato abbiamo indetto anche dei concorsi, per esempio con le scuole, abbiamo collaborato con numerosi enti, abbiamo collaborato con molte personalità. Quest'anno abbiamo aggiunto, oltre ai concerti, alle rappresentazioni teatrali, perché qui c'è anche una scuola teatrale, e infatti la nostra cara Anna ne sa qualcosa, e appunto abbiamo aggiunto una nuova attività che è la presentazione dei libri, che devo dire ci sta dando parecchie soddisfazioni, perché siamo riusciti anche ad avere, così come avremo anche in futuro, delle notevoli personalità. Per quanto riguarda il programma a breve termine, io poi passo la parola ad Elena Laferla, con la quale abbiamo collaborato sin dall'inizio della sua entrata nel direttivo, perché Elena è una persona molto attenta e propositiva. E per quanto riguarda invece i progetti a medio termine, volevo spendere qualche parola in più. A parte quello che noi faremo nell'immediato, quindi mi riferisco ai mesi prossimi di giugno, luglio, agosto e financo settembre, il programma è già abbastanza caratterizzato, il programma a medio termine vorrebbe aggiungere qualcosa che riguarda proprio strettamente la nostra città, quindi rivolgerci un po' sul sociale per poter trattare i temi che fondamentalmente i nostri concittadini desiderano che si trattino. Abbiamo iniziato già con la conversazione del dottore Gaetano Gulino, che riguardava l'inquinamento, fonti e conseguenze. Ovviamente è una piccolissima cosa, ce ne rendiamo conto, e dobbiamo ancora spingere per cercare di essere quantomeno consapevoli, oltre che propositivi, nei riguardi dei guasti di questa nostra augusta malata, e che ha qualche anno in più, come il nostro carissimo presentatore e io, ci ricordiamo Augusta com'era, e quindi vorremmo che quantomeno la riportassimo a un livello di decoro che si merita assolutamente. Quindi io adesso vorrei passare la parola magari ad Elena per un maggiore dettaglio delle nostre attività. Io ovviamente ho preso appunti, perché non mi ricordo tutto, perché abbiamo tantissime cose. Intanto apriremo il mese di giugno con un evento molto interessante chiamato Musica e Parole. Noi, non tutti sanno che proponiamo già da 3 anni una piccola stagione concertistica di musica da camera. Noi quindi collaboriamo con la Camerata Polifonica Siciliana, la quale ci riesce a portare delle grandi personalità in campo musicale, e chiudiamo la stagione con questo concerto che offriamo al pubblico. Quindi le porte sono assolutamente aperte, così come in tante altre manifestazioni, anche per il concerto di musica classica. Quindi sabato 7 giugno si comincia alle 19 con musica per pianoforte. Abbiamo la fortuna di avere un pianoforte a coda non da poco, e proseguiamo con le parole, quindi con la presentazione di un romanzo scritto da Silvia Vallone,
che qualcuno di voi conoscerà grazie ad Acciaio, che ha avuto un grande successo un paio di anni fa, premi a man bassa e anche un film, okay. Un po' la riprova che il romanzo funziona benissimo. Quindi presenta il suo secondo romanzo, Silvia Vallone al Circolo Unione, il 7 di giugno alle 21, con Alessandro Mascia e lo psicologo Francesco Cannavà, che aiuteranno il pubblico a scoprire questa storia che è una storia così talmente attinente all'oggi che sembra veramente ritagliata apposta per Augusta e per insomma, anche se è ambientata in Piemonte, in mezzo alle montagne, i personaggi che animano questo romanzo sono dei personaggi che sono spinti da delle motivazioni che ritroviamo nei nostri giorni oggi, anche ad Augusta. Ci sarà Anna Passanisi che leggerà gli stralci del libro, che si chiama Marina Bellezza, nome e cognome della protagonista. E quindi questo, diciamo, è il nostro primo prossimo impegno tra pochissimi giorni. Seguiamo poi l'8 di giugno con la commedia Fiat Voluntas Day a cura del Teatro Stabile di Augusta, Mauro Italia e la sua compagnia. E poi avremo l'11 di giugno la conferenza del Pino Carabino sulle confraternite di Augusta, tra storia, arte, tradizione e solidarietà. Questa è un'altra grande tradizione augustana che andrebbe valorizzata meglio. Io mi auguro che Pino Carabino, che appunto dirige un po' tutte le confraternite augustane, ci aiuti ad aprire le bellezze storiche e artistiche delle nostre chiese, che purtroppo vengono viste soltanto nelle occasioni particolari di eventi religiosi e quant'altro. Poi abbiamo una bellissima mostra sui pupi siciliani, 13, 14 e 15 di giugno, sempre con il maestro Francesco Salamanca, che è uno dei pochi pupari siciliani rimasti ancora al lavoro, cioè lavora e costruisce, fabbrica i pupi. Anche questa è un'altra tradizione siciliana che credo che nessuno sia veramente riuscito ancora a valorizzare per quanto lo meriti. E infine il 29 di giugno la presentazione di un libro fotografico con le poesie di Elisabetta Ternullo. E questo per quanto riguarda giugno. Poi non mi voglio fermare perché non voglio che diventi un elenco, insomma, infinito. C'ho luglio, agosto, settembre, magari ne parliamo dopo. Grazie. Visto che il tempo c'è, a puntate possiamo anche raccontare, no? Esporre i prossimi appuntamenti, i prossimi incontri, così evitiamo poi di fare tutto un fardello, un purpurri, perché sennò poi le persone non ricordano. Allora, è stata citata Anna Passanisi dalla Presidente Bruno, dalla Consigliera La Ferla. Anna Passanisi, che è un'attrice e che lavora a Catania essenzialmente, no? Però è una nostra ex giovane alunna del liceo classico, quindi sono particolarmente contento da questo punto di vista che è qui con noi, perché poi lei esplose, come telefonicamente parlando, no, come attrice, in una lontana stagione circa 30 anni fa, oltre 30 anni fa, mi pare. Siamo, 29 anni fa, vabbè, siamo lì, il tempo passa e lei è rimasta, 30 anni fa, l'ultimo compleanno, perché siamo 84, quando, ecco, poco fa la Presidente diceva che noi due siamo un po' anzianotti rispetto a loro, rispetto anche a Anna, ci ricordiamo di una gusta diversa, però quell'anno effettivamente fu un anno memorabile perché un amministratore, allora c'erano
amministratori Padania e D'Onofrio. D'Onofrio era la cultura, devo dire che ebbe la sensibilità di fare aprire il Castello Svevo, seppure per qualche tempo, solo per un'effimera stagione, però in quella stagione in effetti ci fu una recita di Passi di Dante con Anna e poi anche qualche concerto. Io ricordo che ci fu anche un concerto del nostro organista di mare non vedente, quindi fu proprio forse il primo incontro che il castello offrì agli altri, perché il pubblico di Augusta non conosce le proprie risorse, non so, parliamo oltre che del castello della ricetta di Malta, per esempio, chiusa da secoli, no? Il Forte Vittoria lo vediamo periodicamente quando l'autorità portuale decide di farlo vedere. E lì io ricordo, perdonami questa autocitazione, con Elio Salerno nel 71, quindi ancora più indietro, realizzammo uno spettacolo, Angoscia di Dio, ai Forti, proprio là. Abbiamo fatto lì, con Salerno c'era anche, oltre a Salerno c'era lo stesso D'Onofrio, che allora era dei Lions, mi ricordo, infatti, e c'era anche Federico Cicirata, quindi eravamo tutti giovani, giovanissimi, e fu un'occasione, e lo ricordo perché Elio Salerno è stato nostro ospite, questa nostra emittente, abbiamo ricordato queste cose che purtroppo hanno avuto un seguito, ed ecco perché a questo punto mi piace che Anna Passanisi possa dire qualcosa su un'esperienza che lei e Anna Fredda stanno provando a fare insieme ad altri, si chiama Suri d'Arte, un nome suggestivo che significa tante cose, vivere di sole e di arte in questa nostra Sicilia, essere solidali con gli altri, perché Salerno ricordava a noi che avevano proposto loro di fare del Forte un teatro, un luogo di incontro per ogni estate, per ogni stagione, come si fa al dramma antico, no? Solo che però non ci fu il seguito. Abbiamo fatto due e poi il seguito non ci fu. Questo perché non ci fu la volontà al solito politica. Allora, Anna, che cosa possiamo dire di questo progetto che voi avete intitolato Suri d'Arte? Suri d'Arte raccoglie un'idea forte, che è quella dello stare insieme. Si dice di fare rete, no? Per stare in comunicazione tra di noi, per non rimanere isole, separate, emarginate l'una dall'altra. Siamo liberi professionisti, artisti, associazioni, che, sentita l'esigenza di incontrarci, hanno messo su un gruppo, dandosi questo nome così suggestivo, come diceva il professore, il sole, la solitudine dell'artista, la solidarietà, il sale, il sole e l'arte che ci accomuna. Arte intesa nel suo significato più grande e più ampio possibile. Dunque è un gruppo che apre assolutamente così i suoi orizzonti, il teatro, il cinema, la fotografia, la danza, il libro, ma tutto, cultura è anche sport, cultura è appunto prendersi cura del territorio, del nostro patrimonio. Anzi, l'obiettivo principale di Suri d'Arte è proprio quello di renderci conto di quello che siamo e che potremmo essere, di quello che siamo stati. Dunque un motto, chiamiamolo così, che in questo momento ci tiene legati e che frulla, si può dire, frulla nelle nostre menti, è il senso della memoria per un futuro, quindi il futuro della memoria. Quale sarà il futuro della nostra memoria? E su questo filo conduttore vorremmo intessere un po' la tela delle nostre attività, dei nostri progetti futuri, speriamo, non un futuro lontano, ma abbastanza vicino.
Cos'altro dire? Per ora ci fermiamo, sì, ci fermiamo qui. Anche perché il motto mi ricorda gli aforismi. Vediamo se riesce il nostro Davide Maria Carmelo a trovare un aforismo adatto dal suo tesoro di aforismi, dalla sua silloge, è il motto giusto. Nel frattempo, allora, Presidente Bruno, io mi ricordo un'altra citazione personale, che nel 1977, quindi quanti anni sono passati, io ho fatto qui, proprio qui, ho anche una vostra taglia conservata, anzi l'aveva mia madre, me l'ha data di recente, era conservata a casa mia. Quando io qua ho fatto, forse era una recita di poesie. Allora, poi in genere ospitate per il pubblico, ingresso gratuito mi pare, no? Sì, ci tenevo a sottolineare che per la stragrande quantità di attività l'ingresso è libero, perché la cultura ovviamente non ha prezzo, non possiamo far pagare un biglietto per ascoltare delle poesie o per una presentazione di libro, sono ben altre le attività poi riservate solamente ai soci. Sì, molto spesso noi abbiniamo la lettura di poesie o di brani, ovviamente dei libri, con le presentazioni, oppure altre volte abbiniamo la presentazione dei libri con un'altra forma di arte, per esempio un accompagnamento musicale piuttosto che con un altro strumento. Il teatro abbiamo detto la stagione, già è in itinere, però anche un altro anno vorremmo ampliare, ancora forse Anna non lo sa, però abbiamo pensato anche a lei, perché quest'anno diciamo che le rappresentazioni di teatro dialettale sono state solamente 3. Un altro anno desideriamo estendere, almeno farne 5, e quindi fare sia il teatro dialettale che il teatro tradizionale, quindi questo come teatro unito naturalmente ai concerti. Non so cos'altro questo contenitore possa veramente contenere, ma noi siamo aperti a tutti, e soprattutto l'obiettivo che ci siamo proposti con Elena, al di là del dettaglio delle varie attività, è quello soprattutto di effettuare un ricambio generazionale, perché ovviamente il circolo, dicevo, ha molti soci, ma non sono più giovanissimi, quindi noi dobbiamo assolutamente aprire. Non dico ai giovanissimi, ci speriamo, ai bambini abbiamo già aperto con un notevole successo. Ai bambini. Cioè, cosa significa? Bambini, stiamo parlando ragazzini fino a 10-11 anni, non so se adesso si possono chiamare più bambini. Comunque, bambini. Il nostro intento è quello anche di catturare i giovani, perché portano una nuova linfa, perché portano nuove idee. Ecco perché dicevo, questo contenitore può ancora contenere molto altro. Anna, esattamente, Bassanisi. Esattamente. Poi tutto si svolge qui dentro, abbiamo detto. Beh, è il prevalentemente salone, il salone di rappresentanza è questo, però no, abbiamo deciso adesso di allestire anche un'altra sala, un po' più piccola, dall'altra parte, per ospitare delle piccole mostre, non so, quando ovviamente non c'è molto materiale da esporre, di quadri o di fotografie o di sculture. Quindi anche qualche altra, poi c'è la sala gioca, la sala lettura, che queste sono riservate assolutamente ai riservate ai soci, perché dobbiamo pur dare qualcosa ai nostri soci. Giustamente. Sì. Allora, per quanto riguarda il teatro, visto che c'è il gruppo teatrale, abbiamo ricordato prima, l'associazione teatro stabile, c'è un biglietto da pagare, naturalmente, quindi bisogna prenotarsi, come funziona per dare informazioni? Noi abbiamo concepito intanto un abbonamento, per venire incontro alle esigenze, ovviamente con delle date, un abbonamento. Però chi non vuol fare l'abbonamento, ma è sempre preferibile l'abbonamento, perché gli abbonati, come ovunque, hanno i posti riservati e quindi possono usufruire delle prime file. Chi invece non può fare l'abbonamento per motivi personali può accedere pagando regolarmente il biglietto, che poi è un contributo, non è un vero e proprio biglietto, è un contributo per le spese vive che il circolo sostiene. E allora in questo caso non occorre la prenotazione, però occorre informarsi sulle date, ovviamente. Ecco, allora le date, qualche data? Le date abbiamo detto, chiudiamo giorno 8 giugno, Fiat Voluntas Day, alle ore 18:30 per questa stagione. Alle ore 18:30, sì. Ecco, un'altra data importante, i concerti li effettuiamo sempre di sabato pomeriggio alle 19, onde consentire poi ovviamente un dopo teatro, e mentre le rappresentazioni teatrali le abbiamo fatte sempre di domenica pomeridiana. Davide, abbiamo questo solo microfono, l'aforisma ortisiano,
che non c'entra, Jacopo Ortis non c'entra. Ecco. È stato italianizzato il cognome. No, ma Jacopo Ortis di Foscolo non c'entra. Ecco, noi facciamo battute estemporanee così, per alleggerire un po' la sitcom. Per quello, Nunzio si è coperto, non vuole farsi vedere. Allora, Anna Passanisi ha citato poco fa il tempo e il futuro, quindi ho trovato un aforisma adatto a ciò. Il tempo trasforma in classico tutto ciò che è di moda. Più il tempo passa e più un fenomeno si arricchisce di significato e valore storico, diventando un classico. Quindi, giustamente, le cose passate sembrano acquistare un valore. Noi siamo dei classici, è bellissima questa battuta. Siamo dei classici, tutti e due, non siamo cariatidi, siamo dei classici, è importante questo. Va bene, Anna Passanisi però qui, siccome è in veste di attrice, non solo di coordinatrice di Solidarte, mi pare che, presidente o sbaglio, la mia memoria... Rappresentanti io dai. Ah, Elena, siete un duo? Siete due consoli, come i consoli a Roma, o capitani, i capitani della Repubblica di San Marino, erano due per forza. Sì, un anno, sì, il semestre hai capito, San Marino. Beh, per forza. Andate insieme. Allora, ma possiamo fare recitare qualcosa ad Anna? Un verso, due versi, tre versi, una cosa così estemporanea. Una cosuccia, anche un aforisma. Io direi però senza offesa per Davide, che lui naturalmente la mente, non qui dentro, però la prossima volta facciamo recitare ad Anna un aforisma. Lo facciamo, ecco, allora glielo proponiamo. Nel frattempo chiediamo a Anna Ferro, allora, oltre giugno che c'è? Io mi ricordo che poi l'anno scorso, d'estate, mi avete anche invitato a una bellissima, coinvolgente rappresentazione di Anna con una sua collega, adesso mi sfugge il nome, Carmen Panarello, venite a che fare con Giorgio, no, quello è un altro, quello è Panariello, quello è Panariello, giusto Nunzio? È Panariello. È coinvolgente perché in effetti poi trattava delle tematiche ambientali anche quelle, no? Sì, giusto? Sì, delle tematiche ambientali, in particolare dell'inquinamento del mare e delle acque. Infatti, sembrava in mari, perché lei era straordinaria, poi anche fisicamente, da rappresentazione tangibile e concreta di quello che era. Sì, eravamo due creature d'acqua. Approdate sulla terra e dissimulanti esseri umani, diciamo un po' presi a prestito dal mondo dei media, no? Due creature che dissimulano ma che alla fine svelano chi sono veramente. Bene, dietro il teatro, vediamo un po' se possiamo recuperare qualche aforisma. E allora, cosa abbiamo oltre giugno? Gli appuntamenti poi continuano a luglio, mostra cura dell'APF. Noi ecco, collaboriamo moltissimo con tutte le potenzialità che ci sono in loco, quindi mostra APF è una collaborazione con questa associazione di appunto fotografi appassionati di fotografia che ci proporranno per 7 giorni dal 21 al 27, sempre qui la nostra sede è questa, è qualcosina fuori, ma una mostra soprattutto deve essere fatta al chiuso, perché cioè, e quindi la mostra sarà augusta com'era e com'è. Già l'avete ospitata una mostra della Pietra? Dico recentemente a Pasqua, no? La Settimana Santa, la tradizione della Settimana Santa d'Augusta. Devo dire che è stata molto suggestiva perché c'era la proiezione continua con un sottofondo musicale adeguato. Sia il filmato, sia la mostra fotografica. Sì, i pannelli, vero. Poi dopo allora cosa abbiamo? Nel frattempo, non so, Anna, abbiamo scelto perché anche vorrei sapere se dobbiamo continuare poi, adesso quanto tempo ancora abbiamo. Allora, quindi dopo abbiamo ancora... Dopo ci sarà il gala estivo, appunto, usciamo da queste mura, e andiamo all'aperto, andiamo in riva al mare, quindi al pontile Nautica Glam, e ci sarà una serata con questa Augusta Hot Jazz Orchestra. E quanto tempo ci rimane? Giusto il tempo
per un aforisma di Davide Maria Carmelo e poi per i saluti ci congediamo. Quindi qual è stato la scelta? Qual è stata? La scelta è oculata. Oculata, giustamente sono, gli ho messo gli occhiali da oculata e dal punto di vista sia visivo che mentale, intellettivo. Io adesso porgo il microfono. Grazie. La cultura è il vino della botte. La furbizia è la capacità di versare il vino in tutti i bicchieri, purché la botte rimanga piena. C'è un progetto molto importante al quale tengo tantissimo e che si svolgerà qui al Circolo dall'1 al 3 di agosto, chiamato Augusta Lab Connection. È un tentativo di mettere in connessione tutti coloro i quali hanno in questi anni, per vari motivi, tesi di laurea o di qualsiasi motivo, hanno prodotto un progetto riguardante un bene storico di Augusta, saranno invitati ad esporlo durante questa rassegna di questi 3 giorni al Circolo, perché vorremmo riuscire a vedere se intanto l'esposizione dei progetti, se sono appunto tesi di laurea, sono assolutamente validi, quindi è bello mettere a conoscenza i cittadini. E poi c'è anche un altro discorso, che è quello, diciamo, della riuscire anche a capire come si può andare oltre il progetto. Cioè, noi abbiamo qui in mezzo al porto l'emblema di questa, diciamo, sconfitta poi alla fine. Cioè, no, la sovrintendenza per anni lavora a un bene così importante, cinquecentesco, nel porto di Augusta, e poi lo chiude. E quindi ci siamo chiesti se riuscivamo ad andare oltre. Vorremmo lanciare con entusiasmo questa possibilità a tutti coloro i quali vogliono partecipare, di mettersi in contatto tramite la nostra pagina Facebook con il Circolo Unione per potervi ospitare e naturalmente darvi lo spazio e la possibilità di presentare i vostri progetti. È un'ipotesi un po', non so, forse così un po' troppo ardita, ma in ogni modo. Poi sono discorsi politici anche lì. La Presidente, la consigliera Elena Ferra, Anna Passanisi, Davide Maria Carmelo e, come ectoplasma che non si è materializzato oggi, Nunzio Lorè. E naturalmente penso che continueremo ancora a servizio della città con queste idee, con questi incontri, anche per presentarli debitamente, preliminarmente al pubblico. E con questo vi saluto anch'io. Grazie.